Ciao, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso farò questo video di una ricetta toscana, quindi non di pane, però vedrete che c'è anche l'uso del nostro pane che ci avanza, magari che è già da qualche giorno che gira per casa, così lo potremo utilizzare. Non è una ricetta mia naturalmente, è una ricetta toscana. Vediamo insieme questo video. Allora, intanto mi preparo le verdure che dovrò lavare e pulire, il cavolo nero, la bieta, guardate, vi faccio vedere, il cavolo nero non va messo tutto perché il centro, la parte centrale è molto dura, quindi andrà pulito, poi vi faccio vedere come. La bieta, questa è del nostro orto, il sedano, due patate, mezzo cappuccio, due carote, cipolla, io ne metto mezza, ma anche una va bene. Un rametto di rosmarino, comunque vi scrivo tutto in descrizione. Diciamo che le dosi sono un pochino soggettive, ecco, dipende da quanta ne volete fare, si può fare anche ad occhio, eh. Allora, qui vi faccio vedere come si pulisce il cavolo nero, vedete, basta iniziare qui dalla parte dura, tirare così e il pezzo duro va via, rimane solo la foglia morbida. Bene, quindi continuo a pulire, l'ho già lavati sia il cavolo che la bieta, continuo a pulire, poi mi preparo subito le carote a pezzettini, la cipolla che andrò a mettere nel tegame, io adesso qui ho accelerato un pochino, nel tegame, eccolo qua, con l'olio, ci ho messo la cipolla, le carote ci metto anche il sedano. Ci ho appoggiato anche il rametto di rosmarino che però poi toglierò, poi vi faccio vedere. Mi taglio anche il sedano a pezzettini piccolini. Tagliate tutto a pezzettini piccolini. Allora, ci metterò anche, questo lo vado a mettere subito dentro il tegame che ho già messo sul fuoco, eccolo qua. E ho preparato il brodo, io ho preparato un brodo vegetale. Ecco anche i pomodorini, però se volete, perché poi ci metteremo i cannellini, se volete potete usare l'acqua di cottura dei cannellini. Il rametto di rosmarino per adesso lo tolgo, poi lo rimetto dopo. Metto anche subito un mestolo, soltanto un mestolo per far appassire bene. Ci metto, ecco, vedete anche le patate a pezzettini. Vabbè, io mi sono preparata tutto prima perché altrimenti vi avrei annoiato con pulire e tagliare a pezzetti le cose. Quindi, poi ci metterò anche un po' di passata, poi vi faccio vedere. Metto subito un po' di sale con un po' di pepe, poi durante la cottura assaggiamo per aggiustare il tiro. Quindi, adesso tagliuzzo per benino il cavolo nero, soltanto le foglie, vedete, e a pezzettini così non proprio minuscoli, tanto poi la verdura, siccome va in cottura per almeno un'ora, un'ora e mezza, si ammorbidisce tantissimo, si scioglie. Quindi sia il cavolo nero a pezzetti che la bieta. Vedete, basta un mazzettino, io non è che sono stata lì a pesare, eh. Mezza verza che già avevo tagliato, però la ritaglio a pezzettini ancora un pochino più piccoli perché questa è un pochino più dura. E poi piano piano trasferisco, magari non tutto insieme, dentro il tegame che già è sul fuoco, così ne metto prima un po', copro, aspetto che si abbassa, che si ammoscia, diciamo così, e comincio anche a mettere il brodo. Dicevo, se voi i cannellini invece di mettere quelli pronti come ho fatto io, li lessate, naturalmente messi a bagno la sera prima, poi lessati,
potete usare invece del brodo l'acqua di cottura dei cannellini, che è molto meglio. Penso la prossima farò così. Ok, continuo a mettere la verdura nella pentola, vedete che si sta abbassando. Ogni tanto giriamo e se serve mettiamo un po' di brodo. Deve risultare alla fine un po' brodosa perché poi ci va il pane che si tira poi il brodo. Ci appoggio di nuovo il rametto di rosmarino sopra, che poi toglierò, non deve staccarsi, non devono staccarsi gli aghi. Ci metto un po' di passata, questa è la mia passata. Ci andrebbe anche la crema di cannellini, io adesso ne avevo pochi, non ho potuto frullarli, ci andrebbero sia i cannellini che un po' di frullata di fagioli, diciamo, quindi una crema di fagioli. Ecco qua, copro, faccio giro ogni tanto, poi tolgo questo rametto e continuo la cottura. Intanto mi preparo il pane tostato, abbruscato, dove poi passerò sopra lo spicchio d'aglio, ce lo struscio sopra. Scusate, ogni tanto mi scappa qualche parola in dialetto, strofino, strofino sopra il pane. Eccola qua, vedete? La cottura deve essere almeno un'ora, un'ora e mezza, io direi che così va bene, la verdura è bella morbida. Adesso va fatta freddare un pochino e poi ecco, metto il pane sotto. Io ho preso questo recipiente, naturalmente non è tanto grande, non ci andrà tutta, il resto poi me la tengo. Faccio uno strato di pane e verdura in questo modo. Direi che per la dieta tutto questo pane non va bene, infatti la prossima volta che lo faccio magari ce ne metto un po' di meno, però ecco la ricetta classica è questa. Ok. Continuo con un altro strato. Una volta finiti i due strati, quella che mi avanza me la tengo e poi la faccio raffreddare. Si potrebbe anche surgelare. Faccio raffreddare a temperatura ambiente e poi va messa in frigo. Di solito si fa il giorno prima perché il giorno dopo dovrebbe riposare tanto, quindi è ancora più buona il giorno dopo. Però nel mio caso la metto in frigo 5-6 ore e poi stasera la facciamo ribollire. Si chiama ribollita proprio per quello, perché bisogna comunque poi ricuocere, come vi farò vedere. Allora, eccola qua, vedete, dopo 5-6 ore, ma bisogna tenerla di più. Si chiama ribollita proprio perché nei tempi antichi si faceva con gli scarti delle verdure il venerdì di solito, si cuoceva per poi mangiarla il sabato o la domenica con il pane avanzato, quindi fatta ribollire mettendo il pane avanzato. Invece in questa ricetta il pane va prima. Anche se io lo metterei dopo perché magari rimane un pochino croccante, non lo so, però la ricetta è questa. Quindi va messa nel tegame, va fatta con l'olio, volendo ci si può aggiungere ancora un po' di brodo, però va fatta cuocere bene, quasi attaccare al tegame. Ed eccola qua, guardate quanto è bella, io l'ho già assaggiata, ragazzi, è buonissima, veramente buona. Ed ora aspetto anche i commenti degli amici toscani, naturalmente, se hanno un modo diverso di farla. Bene, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!